non è un brano descrittivo, ma è frutto semplicemente della creatività del compositore che l'ha scritto, in questo caso della compositrice che l'ha scritto, perché esistono anche compositori donne. E Jennifer Hidden ha vinto come compositore il premio Pulitzer negli Stati Uniti, credo nel 2012, quindi questo è un riconoscimento di altissima qualità del lavoro che questa signora riesce a fare con la musica. E il brano si intitola Rhythm Stand ed è un brano molto creativo, e questa creatività deriva dal fatto che le donne, come ben si sa, riescono a fare due cose contemporaneamente, mentre il compositore uomo pensa solo alle note, la compositrice donna invece, oltre a pensare alle note, pensa a come poter usare tutto quello che gira intorno allo strumentista fisicamente, e allora ha deciso bene di utilizzare il leggio, le dita, i piedi, cose strane, e quindi ne è venuto fuori questo brano tecnicamente, singolarmente abbastanza semplice, ma molto complicato da mettere insieme, e quindi abbastanza complesso per il lavoro che il direttore deve fare. Questa patata bollente è toccata a Davide Barbatosta, che è partito stamattina prestissimo da Teramo per venire a fare questo concerto. Thank you.